Buongiorno dal TG Med. Immigrazione clandestina, due presunti scafisti di un gommone con a bordo 105 migranti partito dalla Libia e diretto in Sicilia sono stati fermati su ordine della Procura di Siracusa. In azione il gruppo interforze di contrasto all'immigrazione clandestina costituito da polizia, carabinieri, guardia costiera e guardia di finanza. Si tratta di un somalo e di un ghanese, entrambi 22 anni. Il primo era alla guida del natante e l'altro invece collaborava alla navigazione. Entrambi sono indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il gommone di 12 metri con un motore fuori bordo era stato intercettato a sud di Lampedusa dalle navi della Marina Militare nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. I soccorsi si sono poi conclusi nel porto di Augusta. Seconda giornata di audizioni oggi a Palermo per la Commissione parlamentare antimafia presieduta da Rosy Bindi. Al centro della due giorni la gestione dei beni confiscati alla mafia. Una legge, ha detto ieri la Bindi, che certamente dovrà essere cambiata. Un numero crescente, oltre 12.000, quello dei patrimoni sottratti alla criminalità organizzata, che però per la maggior parte resta inutilizzata. Proprio questo tema era stato nei giorni scorsi al centro di un vivace confronto tra la stessa presidente Rosy Bindi e il prefetto Giuseppe Caruso, che guida l'Agenzia Nazionale per l'utilizzo dei beni confiscati. Ieri i primi incontri con i vertici della magistratura, il Comitato Provinciale per la Sicurezza Pubblica, ancora i presidenti delle sezioni misure di prevenzione dei tribunali di Palermo e Caltanissetta, e ancora Confindustria, Confcommercio e le associazioni antimafia. Oggi a Palazzo dei Normanni invece l'incontro con la Commissione parlamentare antimafia regionale guidata da Nello Musumeci. Il presidente Napolitano è dalla nostra parte per quanto riguarda la riforma delle province e ci invita ad andare avanti senza ulteriori ritardi. Lo aveva detto il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, all'indomani della visita di Napolitano a Catania. Bene, adesso arriva dalla Presidenza della Repubblica la smentita. Il presidente Napolitano, si legge nella nota, nella sua visita a Catania ha pronunciato un solo intervento, il cui testo è sul sito internet del Quirinale. Non ha autorizzato nessuno a riferire più o meno confusamente il contenuto di conversazioni personali. E intanto la riforma delle province torna oggi in discussione all'ARS. La seduta è convocata per le 16. All'ordine del giorno c'è l'articolo 7, quello che è specificatamente dedicato alle città metropolitane. Un vero e proprio nodo e un test per il governo e per la sua maggioranza. Nei giorni scorsi era stato infatti approvato un emendamento di Forza Italia che cancellava le città metropolitane dalla riforma. Oggi dunque si tornerà a discuterne all'ARS. È di Nicola Laporta, 54 anni, il cadavere trovato ieri ai margini di una strada poderale vicino al cimitero di Floridia, nel Siracusano. L'uomo era scomparso da casa da due giorni. Gli investigatori non hanno alcun dubbio, si tratta di un omicidio. La vittima infatti è stata assassinata con almeno un colpo di pistola alla testa. Laporta, pregiudicato, lo scorso 15 gennaio era stato arrestato con altre tre persone per un tentato furto a Fontane Bianche e poi era stato subito scarcerato. Ieri l'allarme è stato lanciato da un passante che ha visto il cadavere semi nascosto dai cespugli nella zona. La procura di Ragusa ha sequestrato la casa di Giovanni Guarascio, il muratore di 64 anni che l'anno scorso si diede fuoco a Vittoria per evitare lo sfratto dalla sua abitazione. L'uomo morì 7 giorni dopo. L'immobile ora è stato affidato in custodia alla vedova. Il decreto è stato adottato dal procuratore di Ragusa, che sta coordinando l'inchiesta sulla procedura e la messa all'asta della casa. Sono 3 gli indagati per turbata libertà degli incanti, estorsione e falsità ideologica. La casa era stata venduta all'asta per non aver onorato un debito con una banca. La proprietà ora è stata affidata in custodia alla vedova Giorgia Famà, che dal giorno della tragedia con le due figlie non ha mai lasciato la casa di via Brescia a Vittoria. Erano falsi i bilanci di 3 anni, dal 2007 al 2009, del Coinres, il consorzio che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in 21 comuni della provincia di Palermo. Lo ha stabilito il Tribunale di Termini Imerese, che ha giudicato nulli i 3 documenti contabili per inosservanza dei principi di chiarezza e veridicità. Un giudizio promosso dai ricorsi degli stessi comuni. Gli atti sono stati trasmessi ora alla Procura della Repubblica di Termini Imerese e alla Corte dei Conti. Questa era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna però come sempre più tardi. Grazie per l'ascolto, buona giornata.